Paesaggi di Gusto, ben ritrovati ancora in nostra compagnia. Abbiamo raggiunto il comune di Fumane, la provincia è quella di Verona, il territorio è la Valpolicella. Siamo presso le tenute Ugolini. Con me c'è Davide Zilio, che è il sommelier aziendale, che ci ha aperto le porte di questa bella cantina, con la sua realtà produttiva e di ricezione chiaramente anche turistica. Però noi dobbiamo parlare, Davide, di due concetti fondamentali per voi, che sono i cru e il biologico. Iniziamo col cru? Sì. Dai. Allora, il cru nasce, diciamo, da quello che era un concetto aziendale di riuscire a ricavare dalla qualità delle uve quello che poteva essere la massima espressione territoriale. La fortuna della proprietà aziendale è quella di non avere un'unica proprietà unita, ma avere diversi appezzamenti dislocati sul territorio circostante a quello che è la cantina. Certo. L'analisi e la vinificazione separata ha permesso a noi di evidenziare alcune peculiarità dei vini che abbiamo voluto mettere in evidenza, che diventassero la caratteristica di quelli che erano le cinque produzioni della Valpolicella. Per cui dal cru del Pozzetto noi ricaviamo quello che è il Valpolicella classico, che appunto viene chiamato Pozzetto. Dalla zona antistante invece al Casale, alla Villa, abbiamo la zona di San Michele e lì produciamo quello che è il nostro Valpolicella classico superiore. Da Monte Solano invece produciamo quello che è il Ripasso, quindi il Valpolicella classico superiore Ripasso. La Marone viene da Valle Alta e da Vallelina invece proviene quello che è il nostro Reciotto. Biologico. Biologico per noi è un concetto molto, molto importante, perché risponde a tre necessità, a tre obiettivi che noi ci siamo posti, che il primo è quello sostanzialmente di portare un beneficio a quello che è il territorio. Sì. Quindi parliamo di non utilizzare prodotti di sintesi o prodotti di chimica nel vigneto e quindi di salvaguardare quello che è il nostro territorio. Il secondo è una salvaguardia che va sulla vigna sostanzialmente, perché nel momento in cui si utilizzano dei prodotti, chiamiamoli naturali, si arriva a dare l'opportunità alla vigna di avere quella forza proprio che gli permette, diciamo, di poter affrontare quelli che possono essere sbalzi climatici, possono essere, diciamo, malattie, che quindi avere una forza naturale che gli permetta, diciamo, di andare incontro a quelli che possono essere dei piccoli sostanzialmente cambiamenti. Questo perché nel momento in cui viene a mancare quello che è quella forza chimica quasi di medicina, sostanzialmente la vigna cade. Allora, questo è un sistema che permette, diciamo, alla vigna di poter avere quella forza che permette alla vigna stessa di andare a produrre quello che a noi serve maggiormente, che è il miglior frutto. Il terzo motivo? Terzo motivo è quello delle persone. Perché noi trattiamo la vigna come fosse, diciamo, proprio una persona, perché bisogna guardare al futuro, bisogna guardare anche un po' alla salute. E produrre biologico oggi non è una moda, ma deve essere quello che è una responsabilità. Allora, io ho citato solo il cru e il biologico, però tu ci hai accolto all'interno di una struttura dove ho visto una miscela bellissima tra il passato e il futuro, perché qui avete delle sale per ospitare i vostri clienti, i vostri degustatori, ma anche delle sale dove puoi promuovere il vino vero e proprio, che sono un mix di situazioni. Sì, abbiamo voluto sfruttare al massimo quello che è questo bellissimo ambiente, questa villa che è stata ristrutturata in modo lento ma sapiente, quindi abbiamo ripreso quelli che erano gli ambienti storici e abbiamo ricreato diversi ambienti. Dalla regia, datemi ancora 30 secondi, ho fatto due passi tra le vigne e ho visto anche tanti ulivi, perciò vino, ma non solo, anche l'olio. Sì, anche l'olio è una produzione importante per noi, siamo partiti qualche anno fa con sostanzialmente una produzione d'eccellenza, perché l'obiettivo in tutto è quello di riuscire a vedere dove la natura possa esprimersi, per cui anche nell'olio abbiamo avuto una concezione di questo tipo. Davide, sei stato veramente molto bravo, abbiamo poco tempo, ci ripromettiamo una cosa importante, di tornare in altri momenti della stagione. Ringrazio te, ringrazio chiaramente la famiglia Ugolini, la regia di Pietro Marcellino. Ti inviterei a fare una cosa bellissima, che è quella di offrirmi un buon bicchiere di vino, perché penso che ce lo siamo meritati. Sì. Davide caro, grazie ancora. Paesaggi di Gusto, sempre in giro per l'Italia, per quell'Italia che, come amo sempre dire, è l'Italia che piace.